De che dire? Possiamo partire. Hello. Allora, io non sarò fan di Fortnite, però il liquidator qui è bellissimo, lo voglio, compramelo. No. Perché no? È bello. Mi compri almeno le uova di dinosauro a cui sparare? No, perché le uova di dinosauro sono un patrimonio dell'umanità e vanno salvaguardate. Ma ci guardano male, vogliono attaccarci. Hanno ragione, proprio perché tu le vuoi cucinare. Non le voglio cucinare, voglio solo sparargli con quel grosso fucile. Vabbè, per poi finire a mangiartele. No, per sparargli di nuovo. Ma poi tu dopo. Tu griglieresti qualsiasi cosa, pure me. Griglierei soprattutto te, io. Beh, perché no, d'altronde. Quella è Mirabilandia. Vabbè, allora. Che culo. Giro subito l'angolo, trovo un buco, mi ci infilo. Così si fa. C'è uno stronzo secco lì. Oh. Ciao, che ti rotoli, ma che bello, voglio venire a accarezzarti. Vieni qua e fatti coccolare. Stai venendo davvero, ciao. Ma che portato sei? Sei bellissima! Madonna mia, quante pulci che c'è che ti stai grattando! Ciao! La nostra camera, ma che bella che è! Ah, quanta luce! Quanto spazio! E abbiamo un letto in più! Per qualche arcano motivo abbiamo un letto in più! Vabbè, oh, chi se ne frega! Se rimorchiamo qualcuno, la facciamo dormire qua insieme a noi! Ah. Ti rimorchi una bella bionda solo per te. Abbiamo l'aria condizionata gigante, un quadro con Pinocchio che è dritto, il balcone che comunque è bello largo, purtroppo niente vista mare. Abbiamo visto altri hotel. Abbiamo la nostra seggiola e lo stand di panni che si apre e si chiude, ma che bello. Ma la cosa più figa è il bagno, grandissimo, è grandissimo. Cioè abbiamo tutto lo spazio qui e il lavandino è là a parte. E abbiamo la mia lavatrice portatile che ho preso su Temu. La proviamo qui in viaggio. Ma c'è anche il phone, di solito non c'è. Prova a rispondere magari, è un telefono a forma di phone. Pronto. Prima ancora di andare a svuotare le valigie, dato che purtroppo siamo arrivati che sono le 2:30 passate, andiamo a mangiare. Mangiamo qualcosina, poi decidiamo che cosa fare delle nostre vite. Ho fatto la prima cosa che Daniel mi ha detto di non fare con la macchina fotografica nuova. E cioè? Andare in spiaggia. Ci siamo fermati alla rosticceria praticamente dietro all'hotel. C'era scritto su Maps che erano chiusi e infatti la tipa non mi sembrava molto contenta che siamo arrivati per ultimi. Però qualcuno aveva fame. E tra l'altro, sempre per la tua gioia, c'è il negozio tutto a un euro lì. C'è il negozio già tutto a un euro e io ho bisogno delle ciabatte. Oddio. Ah, ma ci sono minori. È la crocchetta di patate più nitida che abbia mai ripreso. E tu me l'hai appena rubata. Non ti do il ketchup ora. E io ti rubo quella di pollo allora. Le cose in rosticceria hanno sempre un sapore migliore. Cosa hai visto? Mm. Cosa? Lo vuoi? Ce l'abbiamo in stanza, quello gigante. Beh, se vuoi te lo prendo il lame. No. Guarda la bimba com'è felice, potresti esserlo anche tu. Tu in realtà hai bisogno di questo, amo. Mi è un salvagente. Appunto, tu non sai nuotare. Come non so nuotare? No, adesso ti uccido con la spada. E io ho una matita. Io ho bisogno di un paio di ciabatte intanto. Comunque qua c'è un elefante che si sta ingroppando una tigre. No, papi, lo voglio, amo. È il puzzle di Eddie Guerrero. Voglio quel puzzle e tu me lo comprerai. Ho appena finito di gonfiare Johnny Fenicottero, ma quest'anno abbiamo una new entry. Johnny Fenicottero Junior. È ancora sporco della sabbia di 2 anni fa, amo. Potrei non averlo lavato e messo via in cantina.
scusami Johnny. Che strano usare di nuovo la vecchia. Ma giustamente per andare in mare e in piscina non la uso questa, te la puoi scordare. È molto più leggera rispetto all'altra. Però ti devo dire una cosa. Sì. Ho intenzione di cambiare anche questa appena possiamo. La prendiamo in 4K come quella. Perché sennò questa è 1080. Ti faccio così 800 volte. Vabbè, questa è stata la spesa giusta per noi quando andiamo in viaggio. Questa ci serve per quando andiamo in mare, in piscina. Ah, che pazienza, vero? Che pazienza. Dai, dai, vieni. No! Dov'è Johnny? Johnny adesso è il portamacchina. Il problema è che se ne va dove vuole lui. Vai Johnny. Cosa stai filmando? Ora me. E basta. Certo che basta. Siamo quasi sdraiata. La piscina è figa. Da qui si vede la nostra stanza. No, vediamo il kebab bar dalla nostra stanza. Questa scena è molto Dead Island 2. Cool. Ho vinto lui, ora è mio. È arrivato il momento di provare la lavatrice portatile. Prima la riempiamo di acqua calda. Ecco qua. Ok, acqua messa in teoria giusta, non lo so quanto bisogna metterne. Buttiamo dentro le robe zozze e anche i calzini rosa puzzosi. Ecco qua. Mettiamo il detersivo. Chiudiamo, non troppo forte. Mettiamolo 15 minuti. È partito! È magia! Ciao, lavora bene ora. Ok, noi siamo pronti per andare a cena. E questo ha finito il ciclo di lavaggio. Quindi, in teoria, adesso lo facciamo svuotare. L'ho tirato un po' troppo forte. Sembra che sto facendo pipì. Sto facendo pipì. Guarda! Ora dobbiamo mettere il resto dei panni nell'asciugatrice. Glielo incastri dentro. Messa la roba, chiudiamo e mettiamo il terzo. Ma a me è sorto il dubbio che ci abbiano dato la stanza da tre. È una stanza da tre, ma perché? Perché è due per tre? Non ho sbagliato a prenotare per tre. Sei sicura? Vabbè, ultimamente sono un po' distratta però. La nostra prima cena. Oltre alla nostra roba sul tavolo che arriverà, abbiamo anche il buffet. Scopriamo adesso se hai prenotato per tre. No, dai, non è possibile. Che scherzo c'ha la bambina? Due adulti, ho coperto il prezzo per privacy. Sei felice della tua prima cena? Ah, ecco quel negozio che si chiama un euro, ma non c'è un cazzo che costa un euro. È una bugia questo negozio. Però voglio rientrare, avevo visto una cosa che mi piaceva. Scusa. Ma è la fa. Ma è la fa. Per tutta la vita. Ma è la fa. Ma è la fa. Ma è la fa. Ma è la fa. 2 euro, 3 palline. Hai trovato le parrucche per il prossimo cosplay? Questo volevi comprare, mi sa. Cosa? No, non era questo, però l'avevo d'occhiata. Non mi ricordo cosa volevo comprare oggi. Vabbè, allora, era allora, sicuramente importante. L'avevo notato, ma non era questo. Vabbè, allora. Ma si può avere un vaso del genere? Con un cane arrampicato sopra. Pietrifictus totale. Ci sono i piccoli brividi. Piccoli brividi, ma grandi avventure. Piccolo criceto, grande quello avventura. Quello è Amtaro. Infatti parlavo di te. Io sono un criceto. Siamo rientrati perché qualcuno aveva freddo? Io ho bisogno di un paio di ciabatte, qualcuno me le trova un paio belle? Lasky, bellissima, una delle mie razze preferite. Invece io, se dovessi sceglierne uno per un gatto, sceglierei tutti, ma il migliore è lui. È il criceto da guardia. C'è odore di swaffle. Eccolo qua da dove arriva l'odore di swaffle. Questa qua l'ho visto uguale su Pampling invece. Amo, mi compri questa? No. Sei stronza. È Johnny Felicottero 2.0. È Johnny Felicottero mediamente più grande. È
Chissà perché la presenza di magliette di Barbie non mi sorprende. Ehi, c'è Super Mario. Perché una ragazza dovrebbe volere un borsello con un pitbull feroce? E perché costa 5 euro quella piccola e 3 quella grande? Perché... Non capisco. Oh, che carino il coniglio. Però come tutti i conigli c'ha due orecchie, no? E allora perché se schiaccio questo si alza una terza orecchia? Aspetta. C'ha due orecchie. No, quindi ne ha quattro. Quindi perché se schiaccio la zampa gli salta un'altra orecchia? Perché queste sono quelle fisse. E queste sono... smettili. Creeper. Oh, man. Contenta del tuo primo acquisto della settimana? Wow. È grossa. Guarda che grossa. Posso giurare che non c'è tutto sto vento. Non lo so, Rick. Mi sembra finto. A detta di una sua amica, questa si trova solamente in autogrill. È esattamente come mangiare il gelato al limone e alla fragola sciolti assieme, mischiati assieme. C'è un po' di polaretto sciolto. È buono però, a me non dispiace. Non è un cattivo sapore, però non lo ricomprerei. Cioè, c'è di meglio. Ci sono altri gusti, magari in settimana li proviamo gli altri. Fatte scippare solo tu, marina Aitor. Non so quanto si estenda ancora la strada qui con tutti i mercatini. Più che altro non vorrei che sia come molti posti di mare, che tutta la strada, come al solito, è tutta commerciale con i negozi e tutto. Poi la strada accanto non c'è già più nulla. Comprare una maglietta con scritto boomer non ti rende automaticamente uno tale. Andiamo dalla Lori a provare la sua piadina? Siamo già qui. Allora, rispetto a dove eravamo prima, hanno iniziato a diminuire sempre più i negozi, bar e simili, ma appunto c'è sempre almeno un bar con un po' di vita e soprattutto abbiamo trovato un posto dove vendono tutte le figurine di Magic vecchie. Fantastico, come Torre Pedrera. Vorrei comprare questo fucile ad acqua solo per farci un cosplay di Cyberpunk. Ah no, sei Rebecca. Sei un nano rosa. Ti prego, compralo e fatti fare Rebecca. No, con quello che costa. Appunto, con quello che costa deve essere buono. Perché quel bassotto c'ha il culo a forma di cuore? Ti ha guardato. Siamo in troppi in questo ascensore comunque. L'unica cosa che a lei importa della vacanza, la colazione. È mio, non puoi averlo. Piccolino, che tieni, cos'è? Puoi avere questo. Che cos'è? Un pezzo di pane. Tieni. Mi fa schifo, non lo voglio l'uvetta. Nessuno vuole l'uvetta. Tieni, rimettilo giù. Pensavo fosse cioccolato. Si vede lontano un miglio che è uvetta. Però ancora addormentata. Sì o no? Preferisco le colazioni salate quando sono in viaggio. Adesso, dopo la colazione, ci cambiamo, cambio macchina fotografica e andiamo al mare finalmente. Siamo pronti? Ma il nostro bagno si chiama Gloria o Giada? È un nome composto come Maria Cristina o Deborah Silvia? Posto 182, non siamo lontanissimi dal mare. Abbiamo già la passerella con anche il cartellone. Ma che bello. La signora subito, appena ci ha visto. Avete bambini? No, è lei la bambina. Sei tutta cremata. Non voglio morire già. Quindi appena gli ho detto sta cosa ci ho detto, ok, vi metto in un posto lontano dai pupi. Ecco. Vai, corri. Sono più bello io. Ora che hai corso però ti devi buttare subito in acqua. Eh sì, se no non puoi avere Johnny. Mi sta guardando come per dire portami via. Non si lamentano i bambini nel mare. Ai, ai piedi, che male. Minchia che palle. Come si vede che non sei mai andata giù a Palermo tu a nuotare? Camminavo sui cocci di vetro io. C'è un po' puzzo di scogli. Quell'odore tipico salmastro. Di quando sei molto vicino agli scogli che lì si mettono tutte quante, tipo le cozze, i ricci, quelle cose lì, che c'è quell'odore tipico. Ma non ho capito questa piccola arena. Secondo me è tipo un ring per far combattere i bambini e i nani. Visto, guarda quelle, stanno menando. Si sta divertendo, Johnny. Scappa con lui. Ma no, non lasciatemi qui da sola.
Sieni, ti sei meritata l'uccello. Wow. Aspetta che ti posiziono bene. Ciao. Ciao. No. Vado a rimorchiare una 18enne ora. Ti amo tanto. Grazie per questa vacanza. Vieni Johnny, andiamo via da sta gentaglia, dai. Una bella giornata, c'è il sole, è bello prendersi un po' di relax ogni tanto, è bello staccare la spina. Aiuto! Ho visto tanti pesci mentre camminavo per portare il frisbee. Davvero? Ho parcheggiato Johnny. È affondato come le tue speranze di giocare a frisbee. È arrivato il mio gioco preferito dell'estate, amo. Trova l'ombrellone. Dai, trova l'ombrellone. Ci hanno spostato di tavolo e abbiamo più Pepsi che acqua. Oh no, il buffet è lontano, amo, però c'è la pesca che ieri volevi. C'era una specie di insalata con varie verdure e formaggio e una specie di bruschetta scomposta. Ho detto, vabbè, proviamole tutte e due, poi vabbè, solite verdure scondite che fanno bene all'anima. Hai fame? Anche dopo che hai finito tutta la verdura e nemmeno mi hai lasciato nulla. Sei solo invidiosa che lui sta qua dentro e tu no. Portiamo Johnny Junior a fare il bagno nel mare. La sabbia scotta. Voi nordici coi piedi piatti. Tu c'hai i piedi piatti. Gli ho messo anche il guinzaglio così non lo perdiamo. Credo che un granchio mi ha appena pizzicato il ginocchio. Mi ha dato un pizzicato per dire vai via. Davvero? Sì. Adesso me lo mangio. Vai Johnny, trascinami. Io già qua sono fino alle spalle. Il nano non so se ci arriva qui. Un po' altina l'acqua. Non la tocco neanche andando giù. Ho trovato un insediamento d'argilla là dove ci sono tutti gli scogli, come potete vedere. E adesso vado a filmare un po' di granchi. Come vedete la spiaggia non è così eccessivamente lontana, ma la sabbia è già diventata molto più melmosa, proprio perché c'è l'argilla. Ogni tanto diventa di nuovo sabbia, ogni tanto inizia a sprofondare perché inizia a diventare melmosa la sabbia. Tipo qua adesso è normale, però ho toccato un sacco di alghe. Tra l'altro, come vedete, già accanto agli scogli sono in piedi praticamente. Più che altro devo stare attento alle ginocchia, perché se mi becco uno scoglio me lo becco in pieno ginocchio. Ma ci sono un sacco di granchietti. Eccoli là, che se ne fuggono. Ecco, qui ne avevo visti un sacco, tra cui anche quel mollusco lì rosso. Guarda che bellini. Queste zone qua sono strapiene di granchi. Guarda quanti! Wow! Quanto è grosso! I piedi argillati. Oggi però gli spinaci li hai lasciati a pranzo. Perché non li ho chiesti, erano di contorno e non mi piacciono da soli, però se sono dentro qualcosa sì. Ah certo, è una ricetta di Masterchef quella, amo. Un calmerone. Però c'è l'ananas. Vuoi? No, io avevo un pezzo di stinco con cui potrei praticamente accoltellare qualcuno. No, ma... Missione della serata, trovare di nuovo il cinese di ieri perché qualcuno deve ancora comprare altra roba. Oggi proveremo ad andare dall'altro lato, dove in teoria non ci dovrebbe essere nulla, magari in realtà è pieno di cose, non lo sappiamo ancora. Lo scopriremo vivendo. Ma amo, secondo te che ore sono? Chissà che ore sono all'inferno. C'è un mini cuscino di Zac Efron. Ma c'è anche quelle che stanno. Ma no. Voglio quelle bellissime scarpe ora. E poi all'improvviso mangia. Oh. A cannone. Com'è che ogni vacanza ho dei capelli assurdi? Ogni tanto penso che te lo meriti. Cazzo di messicano col sombrero. Vai Johnny, almeno tu. Oggi il pranzo è andato un po' a rilento perché non hanno fatto la consegna oggi. Dietro di noi c'è una bambina mega viziata che continua a rompere le palle. I tuoi fagiolini per metà del mio piatto.
Dove lo stai portando, poverino? Al mare. Prima hai spaventato una signora. Non è vero, l'ho fatta ridere. Dopo ha riso, dopo lo spavento. Cosa hai fatto alla povera signora? Non ho fatto nulla, io ero sul mio fenicottero a dorminchiare un po' e lui mi ha spaventato, no? È venuto di soffiato da dietro e mi ha fatto il solletico. Allora a me mi è scappato un urletto e la signora si è spaventata. Perché ridi? Incredibilmente ti sei riuscita a cambiare 5 minuti prima dell'inizio della cena, brava. Guarda, una girandola. Non è una girandola, serve per vedere se arrivano gli uragani. Cos'è che hai detto prima, amo? Cos'è che non fai con la mortadella tu? Non mangi pistacchi sulla Bologna. Che essere schifoso. Perché? Chi non mangia pistacchi sulla Bologna? Io. Niente da dire, la mortadella è buona. Con e senza pistacchi. Vediamo cosa avremo mangiato domani. Io uso il condizionale apposta perché domani non ci saremo. Ma non diciamo subito dove andiamo, giusto? Tu la tua aranciata, eh? Sono uscito fuori da solo perché tanto quella si è addormentata. Ho preso quello al mango che ho visto l'altra sera. Un po' acidino. Non mi fa impazzire l'Arizona. Pensavo molto meglio. Sto ovviamente facendo la prima cosa che il mio amico fotografo mi ha detto di non fare con la macchina fotografica nuova, andarci al mare. Però vabbè, non c'è vento, non c'è nessuno che può schizzarmi, non c'è assolutamente nulla, neanche la luce, se per quello. Oggi colazione rapida perché andiamo Buon Ferragosto a tutti. Dopo ieri siamo andati a Mirabilandia, io sono devastato. Però ci svegliamo comunque perché in teoria oggi c'è il mercato. E soprattutto io non mangio dalle 4 di ieri pomeriggio e sto morendo di fame. Oh no, delusion time. In realtà il mercato non c'è. Ma te l'avevo detto che secondo me non c'era Ferragosto. Vorrei puntualizzare che per la prima volta ho dovuto mettere la focale a 22 perché c'è talmente tanto sole che non si vedeva un cazzo. Vediamo se il nano riuscirà a trovare il suo sudoku. Mi piace prendere quelle vecchie, si trova sempre qualcosa di interessante. Tipo questa qui in giapponese, che cosa sei? Questa so cos'è invece, questa è particolare. Stasera pool party in piscina. Ade. Però non ho capito se poi mangiamo anche di qua. Ho già puntato l'obiettivo. Dai che si sboccia. Buon Ferragosto. Ok, può essere che abbiamo esagerato questa cena di Ferragosto. A che ora c'è la pizza domani? La sera, la pizza, che bello. Dopo torniamo nel nostro hotel che c'è il pool party fino alle 23:30. Però prima andiamo lì a vedere cose che abbiamo già visto negli ultimi 4 giorni. E invece... Ma non c'erano queste. Ora capite cosa devo sopportare. Non avevo capito. Ora capite. Che bello. Ti odio. Questo è l'ultimo vlog insieme che vedrete a me e lei. Eccola lì, agli stessi stand che ci sono anche alle fiere del fumetto. Odore di incenso iperpotente. Fino a prova contraria sarò l'unico ad entrare in acqua. È praticamente la piscina solo per noi, non c'è nessuno. È una palla nuova. Vabbè. Prendi la palla. Amo. È il tuo primo bagno di mezzanotte? Sì. Ah, io ne facevo giù a Palermo. Tutto buio, cioè è una distesa d'acqua nera. E sai cosa c'è nell'acqua nera e buia? Cosa? Nessuno. No, è più calda di quella della piscina, amo. Vai, 3, 2, 1 e buttati. È più calda di quella della piscina, quindi. Sono alla deriva. Però ho visto una cosa luminosa passare a velocità assurda. Spero fosse una stella cadente. E questo è il lungomare illuminato. E questo è un dugongo. Vorrei puntualizzare che questo è solo l'antipasto. Al buffet c'è la guerriglia. Pancerotto con la ricotta.
Mentre stavamo guardando il menù per domani, la signorina ha scommesso che io non posso finire tutto questo qua da bere e non si è resa conto che ha puntato sul cavallo sbagliato. Vediamo. Il suo. Sono già a metà di tutte e due le bottiglie. Tu non hai capito quanto io bevo, Anna. Sei tu che non bevi un cazzo. No, io bevo il giusto. Tu non bevi niente. Tu bevi solo per vincere 10 euro. Io bevo perché mi serve bere. Yeah, la serata pizza. Sembra quella che mi dà la mia vicina. No. Ciao, ma... Volevo solamente registrare la mia vittoria. Volevo comprarmi la parrucca di Lucy con quei 10 euro. Cioè costava 14,97 e gli altri 5 li avrei messi. Quindi ora non solo dovrò pagarla 15, ma aggiungere altri 10 euro da dare a te. Che userò per pagare il nostro denso. Ok. Questo è il tuo banco di sfida. Sceglierei qua il tuo cosplay se vinci. Puoi scegliere tu il gioco che vuoi e se vinci scegli tu il cosplay. Facciamo che scelgo direttamente io e basta, perché le tue scelte sono brutte, discutibili e non se le caga nessuno. Vuoi la parità dei sessi? Devi vincere la tua sfida. Sì, ma tu vuoi vivere, c'è un'auto. Ma io non voglio vivere. Oh. Quel lupo Alberto ha molti, molti, molti problemi e non è lui che gli corre dietro. Questo è il tuo banco di sfida. Se vinci avrai il tuo cosplay, se perdi avrai il mio. Hai vinto con onestà, brava. Mi hai lasciato vincere, vero? No. Vorrei che sapeste che lei guida davvero così anche nella vita reale. Vado addosso alle case nella vita reale. Se hai problemi a parcheggiare. Quella è la stessa immagine che c'è anche sulla patente. Dai. Ultimo giorno qui in hotel, perché domani è l'ultimo giorno effettivo, ma dovremo lasciare la stanza. Probabilmente domani, non lo so cosa facciamo. Andiamo in giro? Andiamo a fare colazione. È ora di retroscena della vacanza durante la colazione. Avevamo una cameriera che avevamo per ovvie ragioni chiamato Tempo delle Mele ed è da un po' di giorni che non si vede più. Secondo me perché ha litigato con una vecchietta che gli ha rotto il cazzo perché lei aveva sbagliato a segnare la vecchia e lei ha portato giustamente quello che c'era scritto e lei si è lamentata la vecchia. Secondo retroscena, il giorno dei mercatini, il 15, stavo filmando ovviamente i mercatini e c'era una bancarella che vendeva braccialetti e orecchini, però di bigiotteria gli orecchini. E mentre stavo filmando lei che li guardava, si è avvicinata al proprietario dicendo per cosa sono questi video. Praticamente già avevo capito che non voleva che si filmasse perché praticamente lei ha detto perché poi non si sa dove vanno questi video, chi li guarda. Praticamente vendeva ciarpamate facciandole per cose originali a prezzo ovviamente da originale. È mia quella torta stronzonana. Tutta la settimana che ho visto sta macchinetta qui, puoi trovare fino a 3 carte. Giusto per provo, io dagliene una. No, non va. Vediamo se è come in Giappone che hai fortuna e trovi qualcosa di buono. Vediamo se troviamo la super rara di Gesù. No, abbiamo trovato due cose normali. Vabbè, abbiamo dato soldi al Lido, va bene, almeno puliscono la spiaggia. Sei Tarantino? Che riprendi i piedi. È l'ultimo giorno in spiaggia, amo. Sai questo cosa vuol dire, no? Lui lo sa. Vuol dire che ti devi buttare subito? No. Eh sì. È incredibile, l'ultimo giorno si vede attraverso l'acqua, fantastico. Brava! Ora ti faccio vedere come fanno i professionisti. Siamo una bella famiglia felice tutti e tre insieme. Mamma se ne va. Io tengo insieme la famiglia. Ho trovato un paguro, amo. Saluta Ciccio Gamer. Tieni Johnny, ti regalo un paguro. Guardate amici, un esemplare di mozzarella galleggiante. Reverse diving. Johnny, no! Che si è fermato? Ha visto il mio faccione? No, non scappare! No, paguro! L'ultimo pranzo qui nel ristorante, ci hanno spostato i tavoli. C'era solo l'insalata e l'insalata di riso oggi. Dammi la cipolla, è mia. Non è come sembra. Cosa? Che abbiamo tre primi. Vabbè, quella lo dividiamo perché sono i funghi, sono buoni. Mentre quella con i piselli? È mia. Ti sei divertita quest'estate? Sì. Dai.
È stato bello in realtà. Allora, io lo ripeto, il primo anno che abbiamo fatto verso Rimini mi è piaciuto molto di più, secondo un po' meno, questo lo metto in seconda posizione. La spiaggia è bella, il posto è bello, siamo all'inizio, praticamente tutta la strada commerciale. È stata una bella vacanza, insomma. Ultima cena nell'hotel. È finito? No. Lo so. Ma che bella la mia pasta alla boscaiola. Ultima sera, ci sono tutte quante le bancarelle che stanno facendo il cibo. A saperlo col cavolo che mangiamo al ristorante, cavolo. Acqua ai bibitozzi. Acqua, quanta gente. Questo è un vero compare siciliano. Si dice arancino. Ma anche un po' di fritto in generale, me lo spaccherei volentieri, eh. E via, la terronata dell'ultimo giorno. È uno schifo. È probabile che verrò etichettato come schifoso, ma io dopo l'arancino una bella salamella me la sparerei comunque. È già da ieri sera che nell'hotel quello lì c'è Renato Zero. Non è Renato Zero, è anche se è il suo sosia, chi se ne frega. È Renato, c'è Renato Zero, c'è Renato Zero. No, Renato Zero lo trovi al binario Magic Pass. Certo. Un cosplay di Severo Spino. Sì. Vediamo se si può giocare assieme. Non c'è scritto che si fa gli oggetti sto gioco. Dai che sono primo. Bastardo, bastardo. Vittore senza neanche usare gli oggetti. Hai vinto! Hai vinto, brava! Bello e bello! Peccato che non abbiamo gareggiato assieme, uno. E due, come si usavano gli oggetti in questo? Non mi ricordo a Londra quale avevamo visto di Mario Kart, però questo è l'Arcade GP2. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima avventura!